Oggi vi faccio vedere come fare ad eliminare o disattivare temporaneamente il vostro account di iCloud. Lo faremo sfruttando la nuova piattaforma della privacy introdotta da Apple. Una piattaforma che vi ho già fatto vedere per scaricare tutti i vostri dati personali che Apple ha su di voi, una piattaforma che è stata introdotta dall'azienda di Cupertino per adempiere al nuovo regolamento europeo sulla privacy e il trattamento dei dati personali. Effettuare questa operazione è veramente molto semplice. Tutto quello che dovrete fare sarà andare su privacy.apple.com ed effettuare il login con il vostro profilo. Una volta effettuato il login vi troverete nella schermata principale di questo nuovo portale ed è proprio in questa schermata che avete le due opzioni che ci interessano. Scorrendo verso il basso, cliccando sulla penultima funzione, potrete disattivare temporaneamente il vostro account. Selezionandola e andando avanti con la procedura, il vostro account non sarà eliminato del tutto, ma sarà disattivo e quindi non potrete ricevere messaggi, accedere alle vostre librerie cloud e così via. L'ultima versione in elenco invece è la versione per eliminare totalmente il vostro account. Per farlo non dovrete fare altro che cliccare sul testo visualizzato in blu sotto la descrizione della funzionalità e dare conferma dell'operazione. A questo punto il vostro account sarà totalmente disattivato. Perderete tutto quello che è stato memorizzato nella vostra libreria di iCloud, perderete tutte le mail, insomma l'account sarà totalmente eliminato e i vostri dati personali saranno eliminati dai server di Apple. Prima di fare queste operazioni quindi effettuate un backup o scaricate tutti i vostri dati come vi ho fatto vedere in un'altra video guida. Io sono Dario Caliendo, l'appuntamento al prossimo video di Tech Fan Page.